Roberto Gervaso, benvenuto. Il 9 luglio è un giorno importante? È un giorno troppo importante per festeggiarlo. Accetto l'età perché questo è un segno di saggezza. Se dovesse scrivere un aforisma sul suo compleanno, Non c'è l'uno senza il due. quanti aforismi ha scritto nella sua vita? 25.000. Alcuni sono dei calamburi, dei giochi di parola, altri sono degli aforismi seri. Perché l'aforisma è una pillola di saggezza vera o presunta, leofilizzata. È come l'asparago. La parte migliore è quella in alto. Quando li scrive? E io la mattina, quando mi alzo, scrivo sistematicamente 50 aforismi. Qual è il cantante che preferisce? E io ne ho amati di cantanti pazzamente nella mia vita. Charles René, La Mer, Douce France, Caresse t'il de nos amours, Mène une montagne, Je t'aime. E Sinatra. For once in my life I have someone who needs me. Sinatra, che aveva un timpano, io l'ho conosciuto, Sinatra, sono stato a cena con lui e pasteggiava solo con un whisky, di cui non faccio il nome per non fare pubblicità a questo whisky. Dopo aver ballato con Blue Moon, che per me è una delle più belle canzoni americane, cantata da Sinatra, uno balla For Sentimental Reason, Unforgettable, cantata da Nat King Cole. Unforgettable. Le piace ballare? No, non mi piace ballare, però ballare è la via più breve per la camera da letto. Quanto le sono piaciute le donne? Io ero un maniaco sessuale e mi piacevano tutte. Io ho anche brindato a Venere con una gobba, con una zoppa, con una balbuziente. Lei però ha un sacro rispetto delle donne, perché io la conosco bene e quindi conosco bene il suo rispetto per il sesso femminile. Io ho un grande rispetto per il sesso femminile che nasce dal grande timore che incute in me il sesso femminile, soprattutto mia moglie, che è una donna bellissima. Donna bellissima e di carattere. Quando l'ho conosciuta era un coniglio d'angora, poi è diventata prima una volpe, astutissima, e adesso è una tigre, aggressivissima. Per fortuna è sempre. Io ho paura fisica di mia moglie. Senta, quanti libri ha scritto? 52. Qual è il libro che le è piaciuto di più, di cui è più Beh, fiero? la cosa più importante è stata La storia d'Italia, che ho fatto con Montanelli, che ha venduto 18 milioni di copie, e credo che non ci sia italiano che non abbia almeno una copia di questo libro, di questa collana. Quello che ho amato di più è stato il primo che ho fatto una volta che mi sono affrancato dalla tutela professionale di Montanelli, cioè Cagliostro, che è uno dei tipi italiani, come Maramaldo, come Pinocchio, un genio dell'intelligenza con questi poteri paranormali che abbiamo tutti. Poteri normali, poteri sensitivi, che aveva Rol, che era un mio grande amico. Tra le persone E che ha l'altro è intervistato nella questo. sua vita, chi aveva questo fluido? Da chi l'ha sentito? Questo fluido io l'ho sentito da, a parte Rol, l'ho sentito il fluido della saggezza acquisita in Borges, che era già cieco, di una cultura sterminata e di uno spirito, di uno humor che sembrava Oscar Wilde o Bernard Shaw. Un altro che aveva un grande fluido, però atono, distaccato, ma si sentiva l'uomo di potere, l'uomo di comando che era Cole. E poi c'è personaggi che emanano un grande fascino, un grande magnetismo, però artificiale,
costruito, quindi. Costruito come quello di Salvador Dalí. La saggezza di Simenon, la cultura profonda ben assimilata di Prezzolini. E qualcuno che invece non voleva nemmeno intervistare, che poi l'ha stupita in qualche modo? No, due delusioni ho avuto. Uno è stato Somoza, che il giorno dopo venne cacciato con infamia dalla presidenza del Nicaragua. Io fui l'ultimo giornalista al mondo a intervistare Somoza e lui mi invitò a colazione nel suo bunker. Cioè mi sono accorto che era poca cosa. Era un miserabile tiranno, perché ci sono i grandi tiranni. Sanguinari, mostri. Hitler è stato un mostro, ma un grande mostro. Stalin è stato un mostro, ma un grande mostro. Mussolini è stato un mostriciattolo all'italiana. Oggi c'è un grande mostro? In Italia ci sono dei mostriciattoli. Fuori Italia, non vorrei vivere in Russia, però devo riconoscere che oggi Putin, che poi viene dalla Lubyanka, viene dal KGB, è il più grande statista del mondo. Nella sua vita c'è un'altra parte importante che riguarda un aspetto brutto, che è quello della depressione. La depressione mi ha portato via 10 anni di vita. Che cos'è la depressione? E se c'è qualcuno che mi ascolta, mi apra bene le orecchie. La depressione è il rogo dell'anima. È l'anticamera dell'inferno interiore, è una meditazione sulla morte. Io ho avuto un tumore alla prostata, 2 bypass, con un intervento al cuore che è durato 7 ore. Meglio 1000 tumori alla prostata, meglio 10.000 bypass che un giorno, dico un giorno di depressione. Si paga il successo? Il successo è un impostore, se non è meritato. Se è meritato è un premio. Io l'ho pagato, sono contento di averlo pagato, perché solo così la vita mi ha insegnato qualche cosa. Gervaso, chiudiamo. C'è una domanda che vorrebbe che io le facessi, che non le ho fatto? No. Non c'è domanda che la spaventi? Mai? Quella che lei mi farebbe se le venisse in mente. Ma siccome non mi verrà in mente... Io non... Guardi, io ne ho fatte talmente tante di domande nella mia vita. Ecco, potrei dire con Montaigne che sei. Che cosa so? Io non so niente. So più di tanti altri, ma non so niente. Dire sempre la verità, anche se c'è più gusto a dire la menzogna. Solo le persone superiori dicono bugie. Certo. E dire... Poi c'è la bugia nella bugia, perché quando non ti ricordi la prima bugia, quindi continui, no? La bugia è un'opera d'arte. La verità è nuda e cruda. E quindi? Grazie Gervaso. Grazie a lei. Vorrei essere io un intervistatore bravo come lei. Questo è un onore, ma anche una grande bugia. Auguri. Ti ritrovo.